Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e oggi parliamo ovviamente del Ranking Dungeon. Questa è la mia situazione al momento. Non una grandissima situazione, non un grandissimo risultato. Potrei probabilmente migliorare qualche cosina, che ovviamente cercherò di migliorare poi diciamo tra qualche giorno, magari vediamo se riesco un pochettino a sistemare un po' la situazione, però al momento questa è la mia situazione attuale. Per quanto riguarda ovviamente i vari dungeon, ho già ovviamente completato normal, hard e very hard, tutte quante le difficoltà. Infatti vi farò vedere, vi allegherò poi ovviamente la mia run sia sconfiggendo il boss normale che il super boss. Questa è una intro che però sto facendo comune per tutti e due i video, semplicemente perché ho utilizzato lo stesso setup. Non ho cambiato setup, non ho fatto modifiche, semplicemente perché sia da una parte che dall'altra ovviamente commenterò in modo, diciamo, diverso quello che sarà il boss normale e quello che sarà il super boss. Quindi avrete comunque la differenza di questa intro per quanto riguarda ovviamente la run con il boss normale e per quanto riguarda il super boss. Però diciamo l'introduzione generale sarà identica in entrambi i video. E i nemici che andremo ad affrontare ovviamente nelle varie difficoltà saranno il Sahajin, Elena, addirittura nella difficoltà hard, e invece nella difficoltà very hard una bella sorpresa, perché immaginavo che comunque per esserci l'elemento fuoco era ovvio che si sarebbe palesata la summon di Shiva, così come c'è stato anche Ifrit già all'interno del Ranking Dungeon, ma qui abbiamo comunque anche delle peculiarità che ovviamente analizzeremo nei casi specifici. Per quanto riguarda ovviamente questo dungeon, i consigli che vi posso dare sono ovviamente tramite i symbol enemy che è possibile già vedere qui, ma per chi non li avesse visti o comunque per chi non avesse ancora fatto nulla, vi ricordo che sul mio Discord c'è la mappa completa già fatta da me con tutte le scelte possibili dei vari boss e ovviamente anche tutta l'iconografia con i vari nemici e tutto quello che c'è da sapere sui vari nemici. La cosa che ovviamente si vede a colpo d'occhio è innanzitutto ovviamente l'elemento raccomandato del fuoco, che in questo caso per tutti i nemici è efficace. È la prima volta che vedo in un ranking dungeon praticamente tutti quanti i nemici deboli allo stesso elemento, senza altri nemici magari come minion o altra roba affiancata da un altro elemento. Quindi già qua devo dire che in realtà apprezzo questa cosa, perché così ci si può concentrare con un team mono elementale e quindi riuscire a fare il tutto nel migliore dei modi possibili. Però, come potete notare, abbiamo diversi nemici che abbiamo già incontrato all'interno del gioco, sia nella modalità storia, sia in alcune difficoltà o comunque in alcune sfide personali, e quindi bene o male già conosciamo un pochettino la situazione. I nemici comuni che ovviamente andremo ad affrontare saranno il Sahajin Prince con ovviamente le due guardie. Qui ovviamente potrete concentrarvi soltanto sul boss, non c'è bisogno di concentrarsi sui minion, perché il boss comunque è abbastanza facile da shottare se avete ovviamente una buona offensiva di tipo fuoco, quindi non sprecate neanche troppo tempo. Il Gallon Baluar, che nello stesso identico modo, vi ricordo, effettua l'attacco subito, quindi switchate subito in difesa, subite l'attacco e dopodiché contrattaccate. Questa è una cosa molto importante. Potete evitare i minion anche in questo caso, ovvero le due Ice Bomb, e concentrarvi solo sul boss principale. I tre soldier invece di terza classe Edea Fury ovviamente avranno gli stessi HP, saranno forti tutti e tre allo stesso modo, e qui dovrete sconfiggerli tutti e tre per ovviamente andare avanti. Quindi qui consigliabile utilizzare la summon, anche più di una, e cercare comunque di eliminarli praticamente subito. E poi introduzione che ovviamente ci aspettavamo, ma
abbastanza, diciamo, abbastanza prevedibile anche questa, il nuovo Gallon Baluar Akana, che è lo stesso boss che abbiamo incontrato praticamente con l'ultimo capitolo di First Soldier, che è per l'appunto il Gallon Baluar, però modificato tramite appunto l'energia accumulata tramite il livestream, quindi una sorta di evoluzione del nostro avversario. Lui è probabilmente uno dei più tosti, tra virgolette tosti, perché in realtà si potrebbe, cioè si può fondamentalmente eliminare subito se si scelgono determinati bonus, però fate molta attenzione perché il suo potere offensivo è davvero incredibile. Anche lui, come il Gallon Baluar, madonna ogni volta mi confondo, il Gallon Baluar effettuerà l'attacco preventivo, quindi fate attenzione, switchate in difesa, cercate di subire l'attacco e poi contrattaccate. L'unico problema è che questo nemico vi abbasserà incredibilmente la difesa fisica e il secondo attacco che farà rischia di shottare. Quindi dovete o lo eliminate praticamente subito, dopo che vi effettua il primo attacco dovete necessariamente shottarlo, oppure cercate di pompare il più possibile la difesa fisica e subire ovviamente l'attacco. Per quanto riguarda invece i due boss... il boss normale che viene rappresentato dal Blue Dragon e il super boss che viene rappresentato da Shiva, ne parliamo in modo approfondito in base ovviamente al video che starete guardando. Eccoci qua, allora in questo caso concentriamoci sul Blue Dragon. Blue Dragon, che rappresenta il boss normale in questo caso di questo ranking dungeon, è un boss molto semplice, non ci sono minion, quindi sarà un boss singolo, quindi molto più semplice da affrontare. Debolezza fuoco, resistenza ghiaccio, sigillo triangolare. Come potete vedere qui abbiamo poche immunità questa volta, ovvero immunità a darkness, silence, stun, fog e difesa magica down, però tutto il resto possiamo debuffarlo, quindi attacco fisico, attacco magico, difesa fisica, e cercare in un modo o nell'altro di riuscire a buttarlo giù. Utilizza attacchi che infliggono fog, ma noi ovviamente possiamo ottenere l'immunità a fog tramite appunto la scelta che si può fare tramite i vari boss, e tra l'altro vi consiglio di ottenere quella resistenza, perché non solo vi daranno la resistenza a ghiaccio del 50%, ma vi daranno anche la immunità al fog al 100%, quindi è proprio letteralmente il bonus migliore che si possa prendere alla fine del nostro percorso. Il Blue Dragon lo conosciamo, è un nemico comunque anche abbastanza debole, per cui poi essendo anche singolo è molto più semplice da gestire. Non fatevi intimorire, potrete tranquillamente buttarlo giù senza troppa difficoltà, ed essendo comunque il boss normale è anche ovvio non vi dia magari tutto questo score, tutta questa diciamo soddisfazione anche nel buttarlo giù. Però ci sono persone che ovviamente essendo nuove all'interno del gioco non riuscirebbero ad affrontare il super boss, quindi meglio poco ma buono in questo caso. Non ci sono peculiarità da sottolineare, non possiede attacco finale, non possiede diciamo strategie strane, strategie avulse da dover affrontare. L'importante è che voi abbiate un buon team, riusciate a fare diversi danni e di conseguenza lo butterete tranquillamente giù. Questo è il setup che ho utilizzato. Però ragazzi, un attimo, parliamone, perché è un setup molto particolare che sicuramente non è alla portata di tutti. Quindi diciamo che questa volta, a differenza delle altre, sono andato full aggressive proprio perché ho la possibilità di poterlo fare. Se volete un setup un po' più sicuro o comunque che vi permetta comunque di fare un punteggio più che dignitoso, sostituite Sephiroth con Eris. Ora possibilmente vi farò vedere l'immagine da qualche parte, sicuramente vi farò vedere appunto il setup che ho utilizzato con Eris all'interno del party, quindi che è praticamente lo stesso. Qui abbiamo semplicemente il fatto che Zac, Sephiroth e Cloud sono 3 DPS e fondamentalmente sono 3 DPS che giocano bene con il danno fuoco, perché Zac e Cloud hanno le skin Arcanum,
quindi ho il 35% di danno fuoco in più, mentre invece Sephiroth ho il danno magico, per inteso quasi come Arcanum, dove le mie abilità magiche sono decisamente più forti, senza considerare il fatto che abbiamo il bonus sia di Sephiroth che di Zac che si unisce e praticamente mi consente di avere praticamente il boost quasi massimo, perché anzi più che massimo, perché ho un livello 4 più un livello 5, quindi immaginatevi, sì, effettivamente vanno intesi come separati, quindi ho praticamente un boost 5 più un boost 4, quindi capite benissimo che siamo comunque molto 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 forti dal punto di vista offensivo. Zac lo conferma, nonostante abbia soltanto 7600 HP, però come potenza magica abbiamo ben 3709. Le materie, ovviamente abbiamo la materia triangolare come richiesto dal dungeon, fuoco, fire per velocizzare magari una fase di combattimento, e poi una materia totalmente a caso che in questo caso mi serve solo per le stats, anzi in teoria io potrei fare anche così in modo tale che almeno così, esatto, mi si accendono tutte quante e avere praticamente tutto quello che mi interessa. Summon Ifrit, perché giustamente Zac è quello più forte dal punto di vista offensivo, anche per quanto riguarda bonus e malus all'interno del dungeon, quindi gli do la summon più forte. E poi ovviamente la skin con Flame Blade Arcanum, proprio per questo motivo. Sub Weapon, in questo caso sono andato di tutto potenza magica, abilità magica e bonus per l'elemento fuoco, perché comunque il bonus HP in questo caso io lo prendo dalla Twinkling Star, arma che consiglio in questo caso per Zac, perché non solo mi dà il boost HP per quanto riguarda ovviamente la mia vita, ma al tempo stesso abbassa l'attacco magico e la difesa fisica contemporaneamente. Quindi non solo aiuta Cloud, che farà danni fisici, ma al tempo stesso abbassa l'attacco magico, che contro Shiva è assolutamente fondamentale. Successivamente abbiamo Sephiroth, anche Sephiroth 7400 HP, che non sono tantissimi, però 3500 come potenza d'attacco magico. Per lui invece sto utilizzando il costume, chiamiamolo Arcanum magico, perché comunque mi dà la Magic Ability Mastery che mi consente di avere 15% di danno magico in più a prescindere dalla mia Magic Potencies. Potrei effettivamente mettere il costume di Kusha per aumentare il boost Magic Ability e gli HP volendo, perché tanto non sono riuscito comunque a maxarlo, però come potete notare diciamo che la differenza in questo caso si ripercuote solo sull'ability, quindi direi che si può anche fare così, quindi non cambia molto, però diciamo che fondamentalmente abbiamo un po' più di potenza in ability. Però la skin ovviamente mettiamo questa perché fa più figo. Come limit qui ho messo la limit vecchia, ma ho sbloccato quella nuova, quindi potete tranquillamente utilizzare quella nuova, anzi nella run probabilmente vedrete la limit nuova, perché appunto l'ho sbloccata e la utilizzo, che è molto 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 buona. Come materie in questo caso abbiamo Fyra, che mi consente di velocizzare qualche fase offensiva, di Fate, che mi serve per Shiva, perché comunque devo ridurre necessariamente lo stesso il suo attacco magico, e poi la materia Ruin triangolare. Come sub weapon anche in questo caso ho messo attacco magico, fisico, fuoco, un insieme, e la Buster Sword, che mi consente di avere comunque anche un bonus HP, che sinceramente schifo non fa, che mi consente di ottenere un Sephiroth abbastanza valido. Mentre invece Cloud è quello che ovviamente ricopre il DPS fisico. DPS fisico che, come potete vedere, ha comunque una buona percentuale di attacco fisico, ottimi HP con 8700, le materie stessa identica cosa, Ruin Blow triangolare, The Fate e Fire Blow, giusto per velocizzare magari delle fasi di attacco, e la Summon invece Bahamut con Ifrit insieme. Di livello 1, perché non ho farmato Ifrit, non ho fatto né Bahamut né Ifrit, non l'ho completamente calcolato quell'evento, e dovrei effettivamente farlo, mannaggia a me,
Però veramente tra il tempo di fare altre cose eccetera proprio non l'ho calcolato. Come subweapon invece in questo caso abbiamo tutto attacco fisico e boost fuoco e HP boost fuoco, per dare giustamente una piccola spinta in più a Cloud, che come potete vedere abbiamo boost fisico al massimo, boost fuoco al 6, che mi consente comunque sia di essere piuttosto preponderante, anche perché i malus fisici sono più alti rispetto ai malus magici, quindi devo un pochettino pompare di più Cloud. E poi come seconda arma ho messo la Bandage Sword per avere un'ulteriore difesa contro Shiva, che vi posso assicurare non servirà, perché ottenere la resistenza a ghiaccio e avere comunque i vostri personaggi nonostante tutto forti non permetteranno a Shiva di farvi niente, proprio letteralmente non permetteranno a Shiva di toccarvi quasi, quindi direi che è soltanto una precauzione ed è soltanto anche messa per il boost HP, che sicuramente non fa schifo. Detto questo, il setup direi che è abbastanza semplice, direi che possiamo proiettarci verso le nostre run, quindi con boss e con super boss. Ok, eccoci qui invece con la run dove sconfiggeremo il boss normale, che ovviamente avrà gli stessi passaggi anche di Shiva, quindi non faremo chissà cosa in più in realtà. Quindi concentriamo subito gli attacchi sul Sahagin Prince, cercando di eliminarlo prima che possa effettuare il suo salto. Eccolo qua. Qui il primo combattimento è molto 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 tirato. Ecco, cioè dovete praticamente fare danno e riuscire praticamente ad eliminarlo prima che possa fare l'animazione del salto. Tutto il resto, dopo aver ottenuto il Fire Potencies del 50%, risulta essere molto più facile, quindi non c'è grosso problema. A questo punto andiamo a prendere gli altri oggetti, skippando ovviamente gli incontri casuali. Ok, battuti anche l'incontro casuale. Il consiglio che vi posso dare è quello di mantenere Zac sempre con più barra TB. Zac in questo setup è quello più forte, è letteralmente quello più forte, quindi cercate di conservare sempre le sue forze. Qui switchate subito in difesa, perché il Galamboluar, vi ricordo, fa sempre l'attacco prima di tutti. Poi switchate subito in attacco e praticamente cominciate il vostro regno. Qui come potete vedere possiamo anticipare subito gli attacchi e come potete notare il boss muore letteralmente subito. A questo punto abbiamo battuto anche il boss. Ok, qui ovviamente prendete il Magic Defense come sempre, perché anche con Shiva, questi sono gli stessi processi che faremo anche con Shiva. La Magic Defense ci serve perché sia il Blue Dragon che Shiva faranno attacchi magici, e dato che noi non ci cureremo dobbiamo avere più resistenza possibile. Qui skippiamo gli incontri casuali. Perfetto, abbiamo skippato gli incontri casuali e qui diciamo che se non avete la summon carica dovrete utilizzare il primo summon charge su Zac, perché ovviamente adesso sconfiggeremo praticamente i soldati one shottandoli. Quindi entriamo in battaglia, chiamiamo subito Ifrit, la limit di Sephiroth lasciatela ovviamente, perché la sfrutteremo poi dopo. E qui come potete notare i soldati sono completamente distrutti, quindi questo è un combattimento che vi farà prendere un sacco di punteggio, letteralmente un sacco di punteggio, e ripeto è la stessa strategia che faremo su Shiva, quindi cambia veramente poco. Qui invece il potenziamento della vita è questo, Ice Resistance e Fog Resistance, cioè queste sono praticamente due power up pazzeschi. La situazione qui invece cambia.
Il Galambaluar Alpha è veramente forte. Quindi in questo caso necessitiamo di avere tutte le summon e tutto carico, perché dovremo resistere al suo attacco e successivamente picchiarlo prima che lui possa effettivamente fare qualcosa. Quindi cambiamo subito in difesa, attendiamo ovviamente l'attacco perché qui non possiamo fare altrimenti, e una volta fatto l'attacco qui dobbiamo praticamente adesso spingere l'acceleratore in una maniera incredibile, perché dobbiamo attaccare e dobbiamo tecnicamente portarlo, dobbiamo portarlo circa a metà vita prima che lui possa fare altro. Qui facciamo la nuova limit di Sephiroth, che comunque sia non è malvagia. Ifrit che farà il grosso del lavoro, vedete, portandolo praticamente a morte certa. E poi Ifrit più Bahamut chiuderanno la situazione. E qui abbiamo gestito anche il nostro amichetto gigantesco. Perfetto. Il Blue Dragon, qui adesso invece possiamo prendere l'altro score bonus, tanto adesso ormai abbiamo praticamente finito. Ma oltre a questo, il Blue Dragon, a differenza di Shiva, è molto più debole, quindi tecnicamente siamo più al sicuro rispetto. E poi è comunque un boss singolo, non ci sono neanche minion. Altra cosa che vi ricordo, il Cottage e il Mega Elixir hanno lo stesso punteggio, cioè tolgono lo stesso punteggio, quindi tanto vale utilizzare un bel Mega Elixir giusto per avere tutta la vita, tutta la TB, tutta la limit, eccetera eccetera. Quindi qui andiamo subito ad affrontare il nostro amichetto e appena comincerà il combattimento subito andiamo, senza neanche pensarci per un attimo, subito limit di tutti quanti. Qui ovviamente non è debuffato, quindi facciamo molti meno danni. E già, come potete notare, praticamente il boss, non dico che è morto, ma quasi. E qui praticamente andiamo con un bello shottaggio in modo bello pulito, senza nessun problema. E come potrete notare, abbiamo anche in questo caso completato il dungeon senza super boss, ma col boss normale, e inoltre avremo a disposizione un punteggio più che dignitoso. Quindi non vi preoccupate, come potete notare, con il fattore di aver battuto il boss normale, non il super boss, avrete comunque a disposizione più di 1,5 milioni di punti, che sinceramente parlando, ripeto, sono un punteggio più che dignitoso. Detto ciò, non c'è altro che devo aggiungere, spero che il video possa esservi stato utile e ovviamente ci becchiamo alla prossima. Addio!